Salve a tutti, andiamo a vedere oggi come funziona la distribuzione dei semi all'interno della DIPA. Dalla raccolta all'invio alla sede centrale, all'imbustamento e alla distribuzione. Per prima cosa, chi raccoglie semi bisogna che sia sicuro di cosa sta raccogliendo. Le piante devono essere infatti determinate correttamente e senza incertezze. Il nome scientifico che andremo a scrivere sulla busta deve essere completo ed esatto, altrimenti è meglio non raccogliere tali semi. Nel caso in cui si raccolgano i semi in natura, è importante anche comunicare i dati di località. Questo infatti è un valore aggiunto botanicamente utile ed importante, che può anche servire in numerose occasioni in futuro. Bisogna poi fare in modo ovviamente di raccogliere i semi al momento giusto, quando sono maturi, ma prima che siano quasi tutti caduti o dispersi o peggio ancora attaccati dai parassiti. Se si tratta poi in particolare di taxa inferiori alla specie, quindi che so, varietà o cultivar, bisogna tener conto che all'interno di questa specie diverse piante di diverse varietà o cultivar eccetera possono incrociarsi tra di loro. Ad esempio, due cultivar di zucchino o di aquilegia possono incrociarsi tra di loro se tenute a una distanza troppo corta tra di loro, e le piante che ne nasceranno da questi incroci involontari saranno sì zucchini o d'aquilegie, però non saranno della stessa varietà della pianta madre dalla quale verranno raccolti e quindi non si potrà dare loro un nome. In alcuni casi più rari gli incroci sono anche possibili tra specie diverse ma molto simili, ma questo è una cosa un po' più meno frequente. Alcuni suggerimenti o informazioni utili a raccogliere semi puri dalle più diffuse piante alimentari possono essere trovati sulla pagina del nostro sito dedicata a questo argomento, che è www.adipa.it/produzionesemipuri.htm. Per quanto riguarda le specie annuali, come molti ortaggi, ma non solo, è essenziale che qualcuno all'interno dell'associazione si occupi di raccoglierne i semi ogni anno, oppure che i semi di un anno vengano correttamente conservati per anni futuri e che siano ovviamente in quantità sufficienti. Quindi chi può raccolga, è un errore pensare che tanto raccoglierà i semi qualcun altro. Detto questo, i semi ripuliti da polpa, resti di frutti secchi o scorie varie, soprattutto se umide, fatti eventualmente seccare all'ombra e ben stesi, vengono imbustati e spediti alla DIPA. All'indirizzo che nel regolamento dell'associazione, che potrete trovare ad esempio anche sul sito, viene indicato per la spedizione dei semi. Nei casi eccezionali a cui vengano spediti in pacchi e non in buste come lettere, e bisognerà prendere degli accordi particolari con l'associazione per organizzarne il ritiro. Bene, una volta che abbiamo visto come fare, vi faccio vedere una busta di esempio. Ecco, questa qui ad esempio è Hibiscus coccineus forma alba, nome del raccoglitore, anno di raccolta. Basta così. Eventualmente mi raccomando, se prendete dei semi in natura, anche il luogo di raccolta. Bene, e detto questo, e una volta capito come produrre, raccogliere e spedire i semi, andiamo adesso a vedere cosa succede dopo il loro arrivo alla sede centrale. Ecco, una volta arrivati vengono controllati e, se accettati, vengono immediatamente inseriti nel sistema informatico della DIPA. In particolare viene accettata, con un controllo visivo effettuato da esperti, la corretta determinazione. Questo per evitare errori macroscopici e nello stesso momento per controllare anche le condizioni dei semi e la loro quantità. In seguito poi si passerà al reperimento di semi attraverso una rete che la DIPA ha in tutto il mondo, attraverso la quale riesce ad ottenere semi di specie rare ed insolite che vengono ad aggiungersi a quelle che sono normalmente nel circuito dei soci. Alla fine poi diversi soci esperti scriveranno le descrizioni delle specie secondo un modello che viene utilizzato nella descrizione delle specie botaniche. Questa è forse la fase che più di ogni altra prende tempo nella realizzazione dell'indexello. Vengono controllati i nomi, viene controllato l'utilizzo di sinonimi e si indicano gli autori dei vari nomi specifici.
Successivamente vengono stampate le etichette che con i semi verranno poi distribuite a dei volontari che si occuperanno della confezione delle bustine di distribuzione. Una volta riconsegnate poi queste bustine, queste verranno depositate nella stanza semi. Una volta che verrà poi pubblicato l'Index Seminum, inizieranno ad arrivare improvvisamente cascate di richieste semi da evadere al più presto. E ogni richiesta semi viene controllata e si procede in particolare al controllo dell'effettiva validità dell'iscrizione del richiedente, viene controllato poi l'indirizzo fornito che talvolta è palesemente insufficiente o scorretto e infine gli addetti alle spedizioni si occuperanno dell'evasione degli ordini e della consegna delle buste all'ufficio postale che provvederà a inoltrarle a tutti i soci richiedenti. Thank you.